sono gli elementi uranici, quadrati, e tutti questi problemi. Il problema è, all'origine dell'universo, immediatamente dopo il Big Bang, non si sono formati tutti gli atomi della tavola periodica. Semplificando e semplificando molto, all'inizio c'erano solo particelle, diciamo, protoni, neutroni e luci. Quindi come sono arrivati ad avere gli atomi di carbonio su cui si basa la vita, come immaginiamo, l'ossigeno che respiriamo, tutti gli altri elementi della tavola periodica? Ecco, un viaggio molto lungo, molto affascinante, di cui ci parlerà il professor Claudio Migliori, astrofisico, docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia, tiene un corso sul fotovoltaico, non so più preciso perché non lo so, uno studioso di cosmologia, di buchi neri, ha lavorato molto in Brasile, fondatore, come diciamo tutti i relatori di oggi, è stato socio fondatore di Reggio Emilia Astronomia, qui dobbiamo la parte scientifica del festival che stiamo partecipando, e dice fondatore del caffè letterario Binario 49 di Reggio Emilia. Grazie. Mi sentite su questo microfono? Sì? Perfetto. Così sono più, posso muovermi meglio. E intanto vi ringrazio per essere qui. È molto bello che Ivan, insieme a tutta l'area, sia riuscito a organizzare, il Comune di Montecchio sia riuscito a organizzare questo festival, che speriamo che diventi l'inizio di tante altre cose. E fondamentalmente io comincio, sì, come mi hanno introdotto, chiaramente Polvere di Stelle è un pretesto in realtà per poter fare un attimo un excursus su quella che è la storia del nostro universo, cioè per capire come mai siamo qui. E parto proprio da quello che diceva Francesco prima di me, cioè Francesco ha raccontato delle complessità fondamentalmente, perché il fatto che addirittura, giustamente, per quella che è la nostra complessità, noi dobbiamo ricercare la forma di una tazzina di caffè perché il profumo, perché il sapore, perché l'abitudine, perché l'alimentazione, ci fa capire quanto siamo complessi e quindi è un po' la fine della catena, la complessità. Io oggi proverò a raccontarvi, cercherò di farlo anche in un modo un po' leggero, qualcuno magari avrà già visto questo modo di presentare le cose anche con delle musiche, dei video, perché poi sono le 7, insomma, dobbiamo anche sentirci emozionati da quello che si racconta. Quindi cercherò di fare una breve carrellata partendo da quella che secondo me, o comunque da quella che è la legge, una delle leggi che fondamentalmente ha permesso di arrivare a quella complessità. E questa legge è la legge di gravità, fondamentalmente, no? Quindi la forza di gravità, che poi scopriremo che non è una forza, è quella legge così semplice, una delle più semplici, anche quando si va a scuola, si fa un corso di fisica, quando si arriva alla gravità è abbastanza facile, infatti poi la vediamo. Però prima ancora di passare da una legge, noi dobbiamo partire da un cielo stellato, perché poi anche qua la proposta di complessità, perché ci facciamo delle domande, perché cerchiamo delle risposte? Fondamentalmente perché tutti quanti, in qualunque latitudine del mondo, con qualunque studio fatto o non fatto, con qualunque capacità economica, chiunque se alza gli occhi al cielo può vedere, chi più chi meno, a seconda di dove abita, però può vedere un cielo stellato. E il cielo stellato è quello probabilmente che è dall'incipit del farsi una domanda, dall'incipit del provare a darsi delle risposte, ed è molto democratico, perché tutti possiamo, abbiamo, diciamo così, la possibilità di vederlo questo cielo, e quindi di sentire delle cose, e quindi di provare a capire cosa ha generato questa situazione nella quale siamo immersi, ok? Chiaramente, ripeto, non tutti i cieli sono uguali, ma fondamentalmente, diciamo, in buone condizioni meteorologiche e non troppo inquinamento luminoso, noi siamo in grado di vedere delle stelle che brillano, oltre a dei pianeti che, diciamo così, hanno una luminosità leggermente diversa. Quando parliamo di stelle, allora noi dobbiamo cominciare a dirci e a domandarci cosa sono le stelle. Allora, uno, la prima cosa che gli viene in mente chiaramente è il nostro Sole. Questo è un gioco che faccio anche quando si fanno queste lezioni ai bambini, che sono fra l'altro molto curiosi, molto interessati da questi argomenti. Il Sole è una stella semplicemente più vicina, per questo la vediamo diversa, però è
una stella esattamente come tutte le altre. E se la guardiamo ancora da più vicino, fondamentalmente noi riusciamo già ad avere la definizione perfetta di una stella, senza bisogno di andare a cercare chissà quale equazione. La stella, come diceva anche Margherita Hack, sono palle di gas che bruciano. Ok? Ed è effettivamente così, dopo possiamo parlare un attimo di cosa vuol dire bruciare. Chiaramente non è un ciocco di legno che brucia, c'è una reazione nucleare, però fondamentalmente la stella è una cosa viva, è una cosa, non è statica, ha un inizio, un'evoluzione e una fine. E questo inizio, evoluzione e fine in realtà sperimenta delle esplosioni nucleari, sperimenta del fuoco, quindi a tutti gli effetti è come un cerino, qualcosa che brucia e poi a un certo punto si esaurisce. E a seconda della sua massa può vivere anche 10 miliardi di anni, come il nostro Sole, oppure 30 milioni di anni, come magari le stelle più massicce. Quindi la prima domanda alla quale dobbiamo rispondere, per poi arrivare a quella complessità che diceva Francesco, cioè qual è la catena, no? Allora la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è: perché ci sono queste stelle? Perché ci sono queste palle di gas? E la risposta è la gravità, cioè la gravità è l'origine di tutto. La gravità è l'origine di tutto, la gravità c'è dall'inizio dell'universo, o l'inizio dell'universo c'è da quando c'è la gravità. Insomma, su questo potremmo anche con un bicchiere di vino davanti, magari insomma, perderci in qualche riflessione filosofica. Però fatto sta che la gravità fondamentalmente cos'è? La gravità, se noi la impariamo a scuola, è una legge che ci dice come i corpi che hanno una massa si attirano, ok? Ed è una forza che è tanto più forte quando i corpi sono vicini e tanto più debole quando i corpi sono lontani, è una forza che è tanto più forte quando le masse sono grandi e tanto più debole quando le masse sono piccole. Quindi noi ormai facciamo queste esperienze tutti i giorni e ci sembra normale, ma se voi ci pensate, il fatto che questo bicchiere vada verso il basso e non verso l'alto o verso di voi o stia fermo è una cosa stranissima. E purtroppo ci siamo abituati troppo a questa cosa, ma è una cosa molto strana. È immediata, succede subito e succede rispettando questa legge fondamentalmente. Quindi la legge, la forza di gravità è la forza, è una delle forze che sta all'origine dell'universo. Se poi invece che guardarla su un bicchiere di plastica la guardiamo ad esempio fra la Terra e la Luna, scopriamo che esiste un certo valore di questa forza e che di conseguenza questi corpi si attireranno in un certo modo e staranno in un equilibrio dato da questa reazione. Quindi noi quando facciamo simulazioni numeriche vogliamo vedere cosa è in grado di fare la forza di gravità. Una simulazione numerica fondamentalmente vuol dire riprodurre in un computer quello che non avresti il tempo di aspettare per vedere cosa succede, no? Quindi tu puoi dire, ok, creo tutte delle condizioni al contorno e vediamo con quelle condizioni, con quella legge, cosa succede. E quindi puoi simulare anche milioni di anni, magari poche ore, per poter capire quella fisica che non riusciresti a capire risolvendole così analiticamente, perché entrano troppi elementi di complessità per poter essere risolti. Non è che non è possibile, teoricamente è possibile, ma è così complessa che alla fine è più facilmente riproducibile con delle simulazioni numeriche, ok? Allora, se io faccio una simulazione numerica semplicissima, che è quella che ho sempre fatto anche durante il mio periodo di ricerca, io prendo soltanto del gas e ci accendo soltanto la forza di gravità e l'energia, diciamo, io vedo che sotto l'azione della forza di gravità una palla di gas più o meno distribuita in modo casuale si concentra e in questo caso dà origine probabilmente a due stelle. Finito. Quindi la forza di gravità è quel motore che è in grado di prendere delle robe sparpagliate che non hanno nessun senso logico l'uno con l'altro e di concentrarle tutte in un punto. Se poi io a questa simulazione ci aggiungo qualche altro ingrediente, perché voglio effettivamente riprodurre quello che vedo in cielo, quindi prendo magari del gas che ha delle caratteristiche più simili a quelle che ho osservato, ci metto dentro qualche altra legge, ci metto la pressione, ci metto la temperatura, eccetera, eccetera, ottengo una simulazione come questa, che è molto simile a quello che poi noi osserviamo. Se voi guardate, la nostra
comincia a contrarsi, ma seguono dei filamenti fondamentalmente. E qui questi filamenti, sotto l'azione della forza di gravità, cominciano a generare delle zone ancora più dense che diventano i precursori delle stelle. Quindi da un'unica nube, in realtà, se noi aggiungiamo un po' di complessità, non produciamo una stella, ma ne produciamo tantissime. E infatti, di solito, quando noi osserviamo il cielo, le zone di nascita delle stelle coincidono con delle nubi, che non c'è una stella per ogni nube, ci sono centinaia, migliaia di stelle per ogni nube. E la cosa incredibile, guarda, è una danza, fondamentalmente. È tipo un generatore di stelle, che poi dopo si attirano e respingono per effetto fiordo gravitazionale e vanno a popolare una regione più ampia. E avevamo soltanto una sfera di gas e soltanto la forza di gravità. Questa è la simulazione, questa è una foto, ma non c'è una differenza. Ci sono delle zone più dense, ci sono delle zone meno dense, ci sono delle zone chiaramente illuminate dalla radiazione della stella, ci sono delle zone più scure in cui magari la stella non è ancora nata, oppure la polvere è troppa e assorbe, diciamo così, la luce della stella. Questa è un'immagine, questa è un'altra immagine, questa è un'altra immagine. Alcune di queste immagini, tra l'altro, sono le immagini prese da James Webb, quindi le ultime immagini che ci stanno arrivando con quel telescopio pazzesco che ci permette di vedere alcune strutture con una complessità tale che è incredibile. Ad esempio, qui noi vediamo chiaramente la distribuzione di gas, ma vediamo proprio tutti i picchi in cui questo gas si concentra, dando origine a dei punti nei quali sicuramente avranno origine le prossime stelle di questa regione, ad esempio. La cosa interessante della gravità, perché poi insomma è interessante dire anche per affrontare un po' tutti i temi, è che la gravità non crea privilegi. Perché? Perché la gravità non crea privilegi? Perché la gravità, essendo quella legge semplice che abbiamo visto, attrae tutto allo stesso modo, cioè quindi ha si dice una dipendenza radiale, ok? Simmetrica. Cioè se io mi metto qua, tiro con la stessa forza lui, e tiro con la stessa forza lui, e tiro con la stessa forza lei, e via discorrendo. Di conseguenza, qual è la forma che sicuramente può avere origine da una forza come quella di gravità? È la forma sferica. E questo è il motivo per cui tutto l'universo è popolato da forme sferiche, fondamentalmente. Che non solo, ma anche poi i moti dei pianeti, i moti delle stelle, i moti delle galassie, sono tutti circolari. Quindi anche solo il fatto di vedere che se io creo qualcosa con una forza di gravità genera fondamentalmente una sfera è la principale dimostrazione che la Terra non sia piatta. Perché? No, perché se ci pensate è molto più complesso con una legge generare una Terra piatta, cioè sarebbe difficilissimo. C'è una legge che ti tira le cose in modo tale per cui qui la tiro in un modo, qui in un altro e crea un disco. No? Quindi in realtà anche senza bisogno di farci il giro, o di non farci perché se piatta non fatica, capiamo, e basta vedere la forza di gravità come fa, come concepita, come lavora, per dire che è molto meno complottista immaginare una Terra sferica che una Terra piatta, ecco. È più complottistica averla piatta la Terra. Quindi diciamo, anche questo è una cosa che è conseguenza della gravità. Non ci sarebbe nulla di strano se noi vivessimo in un universo in cui le leggi portassero a creare dei pianeti bianchi. Chi se ne frega? Ci abitueremo a vivere in queste condizioni. Ma la gravità, come vi dicevo, lavora in un altro modo. Lavora in un altro modo, genera le stelle hanno colori diversi. Adesso queste chiaramente riusciamo a apprezzarle con colori diversi perché giustamente sono prese con telescopi, con filtri, con meccanismi che non sono sempre possibili quando le guardiamo a occhio nudo. Però le stelle hanno colori diversi perché fondamentalmente hanno temperature diverse. E le stelle hanno temperature diverse perché fondamentalmente diciamo, hanno masse diverse e di conseguenza con masse diverse riescono a bruciare, diciamo così, in modo diverso.
Voi sapete quando accendete il fornello, che la fiammella che esce dal fornello subito vicino al lupino è blu, è un po' più alta, è rossa, perché vicino al lupino è più calda e quando è più alta è un po' più fredda, si luce lo stesso, ma un po' più fredda. Lo stesso vale per le stelle e di conseguenza noi già riusciamo guardandole a capire quale può essere la loro temperatura, quale potrebbe essere la loro massa. Questo grazie anche a un lavoro fatto proprio da padre Angelo Secchi, che insomma, è stato uno dei primi che ha classificato le stelle per quella che era il loro colore e quindi la loro temperatura. Poi però chiaramente la gravità non genera solo le stelle, la gravità genera anche i pianeti. No, il pianeta che conosciamo meglio è il nostro, come diceva giustamente Francesco, è il pianeta probabilmente più complesso che conosciamo, ma ce ne sono tanti di pianeti, c'è il nostro Saturno, c'è il nostro Giove, e di nuovo tutti sferici, perché il meccanismo è sempre quello, e soprattutto tutti in equilibrio. Di nuovo sono in equilibrio perché sono, diciamo così, legati fra di loro grazie alla gravità. E la gravità unita al movimento genera fondamentalmente equilibrio, cioè genera un altro tipo di danza, che è quella che noi conosciamo, ma che se la vediamo da fuori tutta insieme per un po' di tempo, di nuovo assomiglia a qualcosa di magico. No, perché poi vedete che mano a mano che ciascuno gira, compie orbite diverse, quindi percorsi diversi, e pian piano ci saranno dei momenti in cui sono tutti allineati e altri momenti in cui non saranno allineati. E questo è quello che vediamo anche nel cielo, ci sono quelle serate incredibili in cui tutti alziamo il naso al cielo perché dicono c'è un allineamento, cioè è un momento in cui i pianeti stanno in una certa posizione apparente gli uni rispetto agli altri. Anche questa è la conseguenza della gravità. E uno di nuovo potrebbe dire, ma perché i pianeti si muovono in questo modo attorno al Sole? I pianeti, questo ricordiamocelo perché poi così dopo alla fine chiudiamo con questa polvere di stelle, no? Se noi di nuovo facciamo un'altra simulazione e questa volta prendiamo del gas al cui centro c'è una stella, diciamo, comunque un corpo massiccio, e del gas che sta in qualche modo precipitando verso questa stella, e di nuovo facciamo una simulazione numerica, noi vediamo che da questo disco di gas, dopo un po', generiamo dei punti più densi che continuano a girare come giravano prima, quindi sulle tracce di questo disco, su questo vinile, ok? Quindi al centro ci rimane il corpo massiccio, cioè il Sole ad esempio, e intorno ci rimangono i corpi meno massicci, ma comunque congelati in quel movimento. E visto che fondamentalmente non c'è dissipazione nell'universo, perché una volta che tutto il gas è stato respinto via, non c'è niente che frena quel movimento, allora quel movimento di 5 miliardi di anni fa rimane congelato e noi continuiamo a girare in quello stesso modo nel quale ci siamo generati attorno al Sole. Però, appunto, come si diceva, la gravità sta probabilmente anche all'origine della vita. E allora qui cominciamo a entrare in un discorso legato agli elementi chimici, no? Allora, se noi prendiamo l'essere umano, un uomo e una donna, e li analizziamo non per quello che dicono, per quello che fanno, per come si comportano, per se sono belli, brutti, eccetera, ma per come sono composti, vediamo che tanto l'uomo come la donna, e su questo non c'erano dubbi, sono identici, diciamo, dal punto di vista chimico, e 56% di ossigeno, 28% di carbonio, 9,3% di idrogeno, e via discorrendo. Quindi noi fondamentalmente siamo fatti di queste cose qua, siamo fatti di ossigeno, per la maggior parte ossigeno, carbonio, idrogeno, azoto e poi tutti gli altri a seguire, ok? E allora la domanda è da dove vengono questi elementi? Da dove vengono gli elementi della tavola periodica che si diceva prima? E perché ci si domanda da dove vengono? Perché effettivamente, studiando anche proprio le leggi dell'universo, insomma, prima o poi abbiamo sempre sentito dire che all'origine c'era l'idrogeno, ok? L'idrogeno fondamentalmente è un atomo in cui c'è un nucleo centrale composto da un protone
e quindi una carica positiva fondamentalmente, e una particella negativa che è, diciamo così, un'immagine pittorica di gira intorno e si chiama elettrone, poi dopo c'è la meccanica quantistica che ci dice che... Però fondamentalmente c'è la roba positiva al centro e la nuvola negativa in mezzo, ok? E l'idrogeno è l'idrogeno, e quindi tutto quell'ossigeno, tutto quel carbonio, tutto quell'azoto, dove vanno? Da dove li prendiamo, no? Di nuovo, il motore per costruirli lo troviamo dentro le stelle. Perché? Perché le stelle fanno questo gioco, no? La gravità tira verso dentro, quindi comprime il gas, ma giustamente, voi adesso siete sparsi in questa platea, se adesso noi facessimo un esperimento e andassimo tutti verso un punto e stessimo tutti stretti, avremmo sicuramente più caldo, ok? Quindi la gravità fa questo lavoro, nella misura in cui schiaccia del gas al centro, aumenta la temperatura di quel gas, ma la temperatura che aumenta quindi la pressione, in qualche modo bilancia quello schiacciamento, solo che la temperatura può arrivare a un valore così alto da far innescare quelle che sono le reazioni nucleari, no? Lo vediamo anche qua sulla Terra adesso, no? Tutti parliamo di energie rinnovabili o di energia nucleare. Il grande limite dell'energia nucleare, al di là insomma dei problemi tecnici o delle scorie, quelle sono altre valutazioni, ma proprio tecnicamente è che se noi vogliamo fare della fusione nucleare dobbiamo portare il nostro reattore a 100 milioni di gradi, 10 milioni di gradi, 100 milioni di gradi, quindi a delle temperature altissime, perché certe reazioni avvengono soltanto a quelle temperature, ok? E quelle temperature per ora si riescono a produrre solo nel centro delle stelle, perché la gravità è sempre lei, è riuscita a comprimere così tanto del gas da far alzare così tanto la temperatura. E poi nel momento in cui si innescono, chiaramente anche loro contribuiscono parecchio ad alzare la temperatura del nostro sistema, ok? Bene, quindi abbiamo la pressione del gas che va verso fuori, la gravità che va verso dentro, e questo gioco fondamentalmente è quello, è come un tiro alla fune, no? Cioè, finché tiriamo allo stesso modo, il nostro corpo rimane fermo. Mentre facciamo il gioco del tiro alla fune, non è che non succede niente, cioè noi facciamo fatica, studiamo, gli altri ci incitano, però se uno ci fotografa da di fuori, ci vede immobile, ok? Con le stelle succede la stessa roba, cioè mentre noi le vediamo lì che splendono per 10 miliardi di anni, ci sembrano immobili, ma in realtà stanno facendo tutta questa fatica qua, cioè la gravità sta tirando verso dentro e l'esplosione nucleare sta tirando verso fuori, quindi in realtà stanno succedendo un sacco di cose. E di conseguenza, diciamo, mentre la stella vive, le reazioni nucleari riescono a produrre i vari elementi che attraverso la fusione si vanno a creare, perché il meccanismo, anche qua semplificando, ma è quello che tu prendi due atomi di idrogeno, riesci ad avere un'energia tale, attraverso la fusione nucleare, li fai fondere, no? E quindi diventano elio, e poi diventano tutti gli altri elementi, ossigeno, carbonio, attraverso processi di fusione, fino al ferro, perché sono tutte reazioni che, diciamo così, riescono a produrre energia. Quindi l'idrogeno diventa tutti gli elementi che conosciamo solo perché all'inizio la forza di gravità ha permesso questo meccanismo, ok? Quindi contraendo i corpi noi riusciamo a dare vita alle stelle, e le stelle nella loro vita di 30 milioni, 100 milioni, 10 miliardi di anni producono fondamentalmente una struttura a cipolla, ok? Quindi nelle parti più esterne, dove la temperatura è più bassa, rimane l'idrogeno. Nelle parti più interne, dove la temperatura è più alta, si formano degli elementi più pesanti, ad esempio il ferro, il silicio, l'ossigeno, e via discorrendo. Ok? Quindi, nel nostro tiro alla fune, tutto si mantiene immobile, ma dentro tutto succede. E a un certo punto succede una cosa ancora più meravigliosa. Perché voi direte, vabbè, e chi se ne frega? Cioè, nel senso, chi è che si va a prendere il carbonio, l'ossigeno o l'azoto da là dentro, no? Che ce ne facciamo? Il problema è che, come nel gioco del tiro alla fune, prima o poi qualcuno vince sempre. E quando vincono le reazioni nucleari, quello che abbiamo è l'esplosione di una supernova. Quindi,
l'esplosione di una supernova è queste sono foto, sono sequenze di foto di questo primo pezzo. L'esplosione di una supernova è il momento in cui fondamentalmente le reazioni nucleari diventano così forti, per vari meccanismi che adesso non andiamo a spiegare, che dominano sulla forza di gravità. E di conseguenza l'esplosione è così forte, così improvvisa, che non è più bilanciata dalla forza di gravità. E quindi abbiamo l'origine di quello che è un resto di supernova. Questo fenomeno è possibile fotografarlo, anche se non tanto spesso, perché considerate che nella nostra galassia si stima che ci sia una esplosione ogni 100 anni di supernova, quindi insomma, deve essere un po' fortunati a vederla. Però anche qua si possono fare delle simulazioni, e ci sono delle simulazioni molto belle che ci descrivono queste produzioni di gas che da un punto, che era quella stella là, diventa una roba enorme. E di nuovo, questa nube è una nube non più composta soltanto di idrogeno, ma è una nube composta con tutti quegli elementi che abbiamo visto nella nostra cipolla. Ok? Quindi la prima nube da cui si è generata la stella era solo idrogeno. Poi abbiamo avuto un'evoluzione di 100 milioni di anni, esplosione di supernova, resto di supernova. Questa volta la nuova nube che abbiamo è una nube ricca in metalli, ricca in elementi chimici, ricca in tutto quello che prima non c'era in quello stesso punto dello spazio. E di nuovo questa è la simulazione numerica. E queste sono delle foto vere, ok? Di nuovo qualche filtro per aiutarci a comprenderle meglio, sono comunque foto. E tutto quello che vedete intorno è il nostro resto di supernova. Questo di nuovo è un bubble, perché si espande in modo sferico e di conseguenza mantiene questa struttura. E mantenendo questa struttura fondamentalmente va a creare delle zone più dense, ricche in elementi chimici. Di conseguenza, se noi andiamo a zoomare in quelle zone e andiamo a ricominciare il gioco che abbiamo fatto all'inizio di questa chiacchierata oggi, abbiamo di nuovo la possibilità di formare nuove stelle e nuovi pianeti attraverso quel gioco di quel disco che ci formava i pianeti, no? E di conseguenza noi andiamo a formare stelle e pianeti che sono fondamentalmente, questa volta, ricchi di tutti quegli elementi chimici. E poi, diciamo, per un meccanismo anche gravitazionale, di peso specifico degli elementi, gli elementi più pesanti si concentreranno più vicino alla stella, quindi i pianeti rocciosi, ma più rocciosi come la Terra, come Mercurio, come Marte, si attesteranno più vicini alla stella centrale, e gli elementi un po' più gasosi, e per noi anche meno interessanti perché non ci permetterebbero la vita, un po' più lontani, abbiamo pianeti come Saturno, come Giove. E quindi ecco che noi siamo finalmente generati su quel pianeta che si è creato grazie a quella polvere, e proprio per questo possiamo dire a tutti gli effetti che noi siamo polvere di stelle, che può sembrare un'immagine un po' retorica o un po' poetica, ma che in realtà è proprio così, cioè non è un modo di dire. E se torniamo di nuovo a quell'immagine iniziale, no? Noi vedevamo le stelle in cielo, e noi potremmo fare adesso qua una lunga chiacchierata su possiamo o non possiamo raggiungere quelle stelle. Attualmente, con le conoscenze tecnologiche di oggi, no, già è tanto se riusciamo ad andare su Marte e berci un caffè e stamparci una casa, come diceva Francesco. Ma Marte è ancora la stessa stella, è il Sole. Pensate ad andare nella stella più vicina, pensate ad andare nelle stelle molto più lontane. Si farà, non si farà, scopriremo nuove leggi della fisica. Siamo aperti a tutto, però diciamo è complesso. Però in qualche modo sapere di essere a tutti gli effetti polvere di stelle ci fa dire che forse non è così necessario raggiungerle, nel senso che noi siamo stati raggiunti da quella polvere, cioè ci siamo generati da quella polvere. E quindi, diciamo, in un qualche modo rispondiamo delle stesse leggi di cui risponde l'universo. E a proposito di universo, adesso prima si parlava di complessità, poi abbiamo parlato di gravità, quindi abbiamo semplificato